Sappiamo che anche la regione Emilia-Romagna, come abbiamo visto nel processo a Emilia, non è assolutamente estranea a fenomeni di infiltrazione mafiosa che purtroppo coinvolgono il territorio. Per riuscire a dare una risposta efficace, noi riteniamo sia necessaria una risposta integrata. Avevamo tre leggi regionali che trattavano di materie differenti, una l'edilizia, una la confisca e l'uso dei beni del patrimonio proveniente dalle attività mafiose e confiscato giustamente, una riguardante l'autotrasporto e il facchinaggio. Non si poteva continuare così. Noi come modello proponiamo di unificare tutta la legislazione regionale, anche per le altre regioni che avessero magari visto questo nascere progressivo di leggi regionali in un unico testo che consenta agli operatori di muoversi più agevolmente e che contenga in sé sia, diciamo, quegli elementi che via via sono venuti avanti nell'esperienza delle varie legislazioni, sia anche qualcosa di nuovo, perché il testo unico per la legalità non è la mera somma dei testi unici, cioè delle leggi che prima esistevano. Ma è anche qualcosa di più. La Regione aveva e ha sottoscritto con le forze sociali, con la nuova giunta Bonaccini, un patto per il lavoro, ma dentro al patto per il lavoro ci sono già le politiche nuove per la legalità, quindi la centralità del tema viene bene sviluppata all'interno di un testo unico. L'importante di fare rete riguarda in particolare anche il rapporto con gli enti locali. Noi abbiamo lavorato molto sulla questione degli enti locali e del modo in cui si riescono a efficientare anche le forze di polizia locale, che secondo noi sono un elemento fondamentale per il contrasto alle attività illegali, e il coinvolgimento quindi delle amministrazioni locali dal livello politico a livello tecnico, secondo noi è uno dei punti centrali per la buona riuscita di una legislazione sulla legalità. Da come si potrebbe fare oggi una vera prevenzione sul territorio se non ci fosse il coinvolgimento diretto della cittadinanza e quindi dei suoi amministratori e della polizia locale? Noi praticamente da più di 20 anni portiamo avanti questa teoria e secondo noi effettivamente porta dei buoni risultati.